Buon venerdì a tutti quanti voi. Oggi è l'8 di gennaio. I titoli: incidente sul lavoro presso la stazione di Jesi, muore un operaio di 56 anni. Più controlli, ma meno reati rilevati dai carabinieri nel 2020. E ancora Covid-19, dall'11 gennaio le Marche tornano gialle. Dopo lo spotterello, cominciamo. Ladies and gentlemen, take your seat in this performance. Subito con le notizie, un operaio di 56 anni è deceduto nel corso della mattinata di giovedì 7 di gennaio in seguito a un incidente sul lavoro verificatosi nei pressi della stazione ferroviaria di Jesi. L'uomo avrebbe perso la vita mentre stava prendendo parte dei lavori di rifacimento delle banchine situate tra i binari 4 e 5 dello scalo jesino. Sarebbe rimasto schiacciato da un mezzo condotto da un altro operaio. Il personale sanitario del 118, accorso sul posto della tragedia, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. Più controlli, ma meno reati rilevati dai carabinieri nel 2020 nella regione Marche. Riduzione degli illeciti sensibile in ogni settore. Calo importante dei delitti denunciati all'arma, diminuiti nel complesso del 26%. Significativo è il decremento delle rapine e dei furti. In calo anche le denunce per estorsione. È stato rilevato invece un lieve incremento per le truffe e le frodi informatiche. Cambiamo argomento. Da lunedì 11 gennaio le Marche tornano gialle in virtù dell'indice RT 0,93, inferiore all'1 che con le nuove soglie fa scattare il passaggio nella fascia più elevata. Ad annunciarlo sui social il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli. Ciò comporta la riapertura dei bar e ristoranti che potranno essere aperti fino alle 18 e proseguire fino alle 22 con l'asporto e il delivery. Ci si potrà spostare liberamente all'interno della regione, resta comunque il coprifuoco dalle 22 alle 5 e poi il 15 di gennaio è atteso il nuovo DPCM. Il virologo Guido Silvestri, senegalese, docente della Emory University di Atlanta, si è fatto nuovamente promotore della campagna Provax per combattere la pandemia e si vaccina contro il Covid-19, appunto. Solo la scienza, la nostra amata scienza, sostiene, poteva tirarci fuori da questo incubo e la scienza ormai, non c'è alcun dubbio, ha mantenuto la sua promessa. Necessario orario più ampio negli uffici postali delle frazioni di Senigallia. Il comune di Senigallia scrive a Poste Italiane per richiedere l'estensione dell'orario di apertura degli uffici periferici delle frazioni di Roncitelli, Montegnano, Sant'Angelo e Cesanella. È stata inviata giovedì 7 dal comune di Senigallia al direttore provinciale Ancona di Poste Italiane, Antonio Grisostomi Travaglini. L'ACLI San Silvestro aderisce ad un'iniziativa proposta dall'ACLI provinciale, Coordinamento Donne.Famiglia ACLI, che consiste nel recupero di indumenti per bambini di età compresa tra 0 e 15 anni e di abbigliamento Premaman. La raccolta avverrà nella sede del circolo tutte le domeniche di gennaio, dalle 11 alle 12. All'iniziativa possono aderire anche le associazioni delle frazioni vicine al circolo. Passiamo adesso alla nostra rubrica Una foto al giorno. Lo scatto di oggi è di Patrizio Cardellini dal titolo Spiaggia di velluto.
Eccoci alle condizioni del tempo di sabato 9 gennaio sulle Marche, cielo in prevalenza parzialmente nuvoloso e deboli piogge in intensificazione serale. La temperatura massima registrata sarà di circa 8 gradi, la minima quasi 3. I venti saranno moderati, il mare mosso. Questa era l'ultima notizia, tra poco inizia una nuova rubrica, si chiama Deliziamoci, è un nuovo appuntamento settimanale con le ricette del grande Max. Da questa settimana in collaborazione con l'Istituto Alberchiero Panzini di Senigallia. E il nostro videogiornale tornerà assolutamente lunedì prossimo. Buon fine settimana e buona visione. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano. Cordiale saluto e benvenuti nella rubrica del Grande Max. Dopo 20 anni la rubrica si è evoluta con dei tutorial presentati dall'Istituto Alberghiero Panzini. I ragazzi del Panzini si prepareranno dei piatti filmati, ma anche dei cocktail, di come si preparano i cocktail. Dunque ci sarà sia da mangiare che da bere. La mia carriera culinaria è terminata parecchi anni fa e da oggi mi diletto soltanto a casa, ma la passione è rimasta. Dunque questa nuova cosa è dedicata a voi lettori di Senigallia Notizie, seguiteci e mandateci anche le vostre ricette. Allora deliziamoci! Buongiorno a tutti, siamo la quinta dolciaria dell'Istituto Panzini di Senigallia e siamo qui a preparare la bavarese alle mandorle. Ora prenderà questa crema inglese che praticamente è una crema pasticcera con più tuorli e senza amidi, a cui aggiungerà una gelatina di pesce. E una crema semi montata. Un pralinato alle mandorle. E verserà il tutto nello stampo, che poi noi abbatteremo e demoliremo su un piatto. E lo andremo a guarnire con una ganache al cioccolato, del ribes, foglioline di menta e una cialdina. Ed ecco qua il dolce.